attività della Marina Militare all'attenzione del Ministro della Difesa Mario Mauro, una visita a bordo di nave Libra per capire come e con che mezzi la Forza Armata opera in fatto di vigilanza pesca, controllo flussi migratori, ricerca e soccorso e salvaguardia della vita in mare. C'è un'attività intensissima che noi facciamo in alto mare in coordinamento con Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto per l'avvistamento e il soccorso dei migranti, che è molto impegnativa. A ricevere il Ministro su nave Libra in navigazione nel Canale di Sicilia, a largo di Lampedusa, lo stesso ammiraglio De Giorgi, il comandante della squadra navale ammiraglio di squadra Filippo Maria Foffi e il comandante delle forze di pattugliamento contrammiraglio Mario Culcasi, nonché il comandante del pattugliatore d'altura, il tenente di vascello Katia Pellegrino, prima donna a comandare un'unità della Marina. Nel corso della visita il Ministro ha confermato l'importanza della Marina Militare per il Paese e l'impegno del Governo a mantenere l'efficienza. Il Ministro per primo ha dichiarato fin da subito l'interesse da parte sua a risollevare le sorti della Marina, a evitare che la Marina muoia come inevitabilmente accadrà laddove si dovesse continuare in questo tipo di situazione di finanziamento. Il cuore dell'investimento della difesa è sugli uomini, però questi uomini non possono essere lasciati senza mezzi. Noi possiamo disporre di risorse che vengono dai fondi europei per sostenere l'attività di Marina. E se questo via libera viene dato, questi fondi sono in realtà disponibili da subito e sviluppabili in termini di progetto all'interno delle presidenze successive, prima fra tutte quella italiana del 2014. E io credo che per l'Europa sia il momento di fare passi avanti, non fare passi indietro. Quindi un incontro con gli uomini del San Marco, ai quali ha fatto